Carissimi lettori del Capoluogo, buongiorno e benvenuti nel cuore della SM. Il presidente Paolo Federico dell'azienda della SM dell'Aquila ci porterà oggi ad iniziare una campagna di sensibilizzazione e di approfondimento sulla storia dei nostri rifiuti. Perché? Perché il rischio vero è che i nostri figli, ma non tra 50-80 anni, tra 10-20 anni, davvero navighino in un mare di plastica, in un mare di immondizia. E allora la campagna di sensibilizzazione e di responsabilizzazione nasce e parte anche all'Aquila con il presidente Paolo Federico. Buongiorno presidente. Buongiorno Roberta. Grazie per averci ospitato oggi, ci mancherebbe, sì, un piacere. Benvenuta. Grazie a te per averci aperto le porte allora di questa importante azienda. Non per niente iniziamo questo collegamento davanti a quelli che sono i secchietti che ogni giorno noi gestiamo dentro casa nostra o nei nostri condomini, perché tutto inizia dalle nostre case. Tutto presidente. Inizia dalle nostre case, dove dovremmo essere un poco più attenti, un po' più sensibili a quello che oggi ormai è il tema quotidiano, l'ambiente. L'ambiente, sì, che ovviamente tutela naturalmente tutto il mondo, tutta la zona dove abitiamo, e quindi significa futuro. Un ambiente malsano, un ambiente degradato, un ambiente inquinato non avrà futuro, e soprattutto dobbiamo pensare ai nostri figli, perché non possiamo lasciare ai nostri figli una terra inquinata dove probabilmente non ci sarebbe nemmeno più vita. Eh già, dentro le nostre case ogni giorno ormai cerchiamo sempre più con responsabilità di separare l'immondizia. I rifiuti vanno separati nel modo più giusto, perché questo facilita il lavoro, certo, degli uomini che ogni giorno si preoccupano di ridare vita a ciò che può essere rimesso, certo, in una economia circolare, certo, dentro le nostre case, riutilizzato. E quindi con Paolo Federico, appunto con il presidente, quello che vogliamo fare in queste puntate di accompagnamento è proprio farvi riflettere. Perché? Entreremo adesso nella struttura della SM, sì, dove degli uomini sono costretti a mano a selezionare, per esempio oggi c'è la carta, il cartone, perché? Perché troppo spesso noi magari ci ricordiamo di mettere la carta dentro le nostre case infilata dentro le buste di plastica, ed è un binomio che assolutamente non può andare, non può essere fatto. Certo. Allora, noi dobbiamo prendere sempre più dimestichezza con i colori di questi secchi così carini. Certo. Affinché, certo, affinché io per esempio vado in crisi sempre, nonostante abbiamo fatto anche le campagne del Tetra Pak con la SM, ogni volta che ho una bottiglia di Tetra Pak davanti vado in cascetta. Oddio, dove va? Nella plastica, nella carta. Allora tolgo il tappino che va nella plastica, schiaccio il Tetra Pak. Il Tetra Pak va schiacciato e va messo nella carta. Nella carta. Quindi per Tetra Pak si intendono tutti quei contenitori che vanno dal latte, succhi di frutta, al vino, anche, certo, quello più commerciale. Certo. E a tutti i liquidi, ecco, che possono essere contenuti nel Tetra Pak. Ma adesso una domanda difficile, presidente. Prego. Il cartone della pizza sporco, dove lo mettiamo? Sporco? Nella carta. Sempre nella carta, anche se è sporco? Se è molto sporco, no. Però se generalmente non... Cioè, se sono un po' macchiato di pomodoro... Sì, okay, un po' di piccole macchie, non sono molto... Sì, si può mettere. Perfetto. Tranquillamente nel... Se, ribadiamo, se è molto sporco no, ma se come più delle volte, il 90% delle volte capita, presenta soltanto delle un po' piccole, di mozzarella, delle un po' di pomodoro, ma delle piccole macchie di unto, qualcosa può andare tranquillamente nella carta. Bene, bene, questa cosa queste importante. Sono le prime due cose, perché poi fondamentalmente questi due elementi sono quelli che creano veramente più imbarazzo alle nostre mogli, alle nostre mamme, certo, alle nostre, certo, donne di casa, tutte, certo, quelle che... Anche agli uomini, anche agli uomini, per favore, per esempio, dove non sanno, certo, ormai anche noi uomini, anche noi uomini ci prendiamo cura della casa, ci prendiamo cura dei nostri figli, e quindi cuciniamo, prepariamo, e quindi abbiamo sempre questa necessità di dover smaltire necessariamente rifiuti. Io vedo a casa mia, insomma, 5 persone, c'è una produzione enorme di rifiuto. Ci credo. Sì, beh, insomma, ecco, è chiaro che la fascia di età dà anche una differenza, certo, di produzione di, certo, di rifiuto. Sicuramente, sicuramente. Allora, adesso noi entriamo dentro
Stiamo entrando in una zona delicata, avremmo dovuto indossare dispositivi, sì, insomma, avremmo dovuto indossare non ce ne dispositivi vogliono, facciamo di un sicurezza, salto veloce, un salto però insomma veloce, ecco, facciamo con molta cautela e attenzione, esatto, ci avviciniamo piano piano, sì. Allora questo oggi possiamo definirlo il fiore all'occhiello di questa azienda, un impianto super tecnologico, ovvero una piattaforma di valorizzazione del rifiuto, peraltro messa in funzione da qualche settimana. Oggi... ti voglio fare i complimenti, perché per una volta tanto non ci siamo tanto concentrati sui tagli dei nastri, quando invece sull'operatività, che è la cosa che ci piace di più, no? Credo che noi siamo le persone del fare. Eccolo, quindi... guarda, si vede in questo momento c'è l'operatore che sta tirando fuori la carta da dentro una busta di plastica, sì. Quindi immaginate che dispendio di tempo e di energie per poter selezionare questi rifiuti a priori prima dell'ingresso dentro la macchina. Sì, e infatti guarda Roberta, quello che noi dovremmo cercare di far capire ai nostri concittadini, che è vero che noi oggi disponiamo di questo impianto super tecnologico, quindi dove andiamo, ma giornalmente ogni qualvolta arriva la carta, a selezionare carta cartone nelle varie tipologie, però il più delle volte, adesso che il cameraman inquadrerà più da vicino, purtroppo riscontriamo una presenza piuttosto alta di materiale che non va propriamente nella carta, come tu hai già ricordato, le buste di plastica che vengono, certo, utilizzate come sacchetti, certo. Ma ci troviamo, ecco, del cellophane, del polistirolo, ma guarda, ci troviamo tutta una serie di cose che non vanno nella carta. Questo ci, ecco, una bottiglia la vediamo proprio, anzi più di una. Questo è sicuramente un imballaggio. Il polistirolo, sì, come si... Assolutamente, polistirolo va nella plastica, certo. Esatto, certo. Il polistirolo andrebbe nella plastica, sì. Così come l'imballaggio di plastica. Sì. Ma guardate qui. Guarda, sono arrivati i DP, se ce li dai li possiamo anche indossare in diretta, sì. Che vedete, non c'è la busta di plastica problema. Con dentro la carta, sì, e dentro, ecco, c'è il tetrapack, sono... per esempio, giustamente, sì, che va nella carta, ma è la busta di plastica che non va bene. Ecco, non va bene, e questo chiaramente costringe l'azienda, ma soprattutto l'operatore, a un impegno maggiore nella selezione, perché se fosse... più pulita, grazie, probabilmente grazie si andrebbe, grazie, in modo, sono più accelerato. Beh, sono anche belli, insomma, voglio dire. Questo giallo con i miei capelli, insomma, però. Non vola molto, tu vuoi dire, però. Sì, però insomma, davvero, adesso a parte gli scherzi, noi possiamo vedere che ci sono addirittura quattro persone che selezionano. Sì, sì. Quindi selezionano i rifiuti prima dell'immissione. Sì, dopodiché attraverso questo nastro che noi vediamo, va, guarda, verso una pressa, guarda, dove poi addirittura c'è addirittura, del verde, sì, 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 insieme alla carta. Sì, ecco, allora insomma Roberta, quello che credo che noi dobbiamo far capire ai nostri ascoltatori, sì, ma soprattutto io mi rivolgo ai nostri concittadini aquilani, certo, che oggi è arrivato il momento di prestare più attenzione, sì, al rifiuto in quanto tale. Il rifiuto, sì, oggi, come tu stesso hai detto prima, può essere anche una ricchezza, anzi è una ricchezza nel suo ciclo integrato, e quindi quando noi ci rivolgiamo ai cittadini dobbiamo dire loro, cari cittadini, dobbiamo mettere attenzione a differenziare, a conferire, perché da ciò ovviamente si abbattono i costi, e l'abbattere, certo, i costi è un beneficio non per la SM ma per le tasche dei cittadini, per la comunità intera, quindi certo, un lavoro minore nella selezione della carta chiaramente abbatte i costi e ci consente poi di avere delle balle che poi vedremo, sì, più pulite, più pure, che hanno un valore anch'esse, insomma, alla fine. Quindi, poi ci dispiegavi che il cartone ha un valore maggiore rispetto alla carta, invece. Certo, il cartone ha un valore diverso, in quanto viene rimpastato e produce nuovo cartone con molta più facilità, ma il cartone presenta molto meno impurità rispetto a un pezzo di carta che magari è stato stampato e quindi c'è, certo, l'inchiostro, certo. Quindi un tetrapack presenta anche, per tornare al tetrapack, presenta delle impurità maggiori rispetto al cartone, quindi dobbiamo cercare appunto di tornare a differenziare, certo, bene Roberta, sì, questo, sì, è il messaggio forte, perché oggi poi la tecnologia ci consente
di avere strumentazioni, apparecchiature come queste che appunto danno la possibilità agli operatori di fare questo lavoro che stiamo vedendo, però dobbiamo cercare di abbattere i costi. Cioè, immaginiamo che qui domani mattina dovesse arrivare un camion di carta pura, basterebbe buttarla sul nastro e produrre immediatamente balle senza l'utilizzo di questi operatori, di questo filtro iniziale. Quindi cosa significa? Significa che ci sarebbe una riduzione di costi in quanto l'operatore non è più necessario. Lavora più tranquillo, lavora meglio, ma si lavorerebbe anche con maggiori quantità. Tenete conto che questo è un impianto che oggi è tarato sui 4.000-5.000 tonnellate, ma in realtà è un impianto che può lavorare fino a 30.000 tonnellate, quindi stiamo parlando di un valore immenso. Teniamo conto che la città dell'Aquila, per fare un paragone, la città dell'Aquila produce 36.000 tonnellate di rifiuto indifferenziato. Quindi tantissimo. Altrettanto sono 30.000 tonnellate di cartone, quindi è un valore importante che insomma consentirebbe all'azienda di imporsi anche più avanti negli obiettivi. A quanto vedo, diciamo, l'abitudine di mettere la carta nella plastica è davvero diffusa. Roberta, basterebbe prendere una di quelle buste dei negozi, no, di carta. Ma basterebbe prendere anche un sacchetto biodegradabile, più non questi proprio in plastica che chiaramente ci costringono, ecco, a fare questo lavoro, insomma, per alcuni aspetti anche non bello, insomma, non simpatico. Prossimamente spostiamoci verso andiamo a vedere dopo tutto questo lavoro cosa ne viene fuori. Vengono fuori queste balle del peso di circa 500 kg, quindi tradotto circa 5 quintali, e poi faremo vedere ai nostri concittadini il prodotto finito e dove andrà a finire, insomma, ecco. Sì. Ecco, vedi? È importantissimo. Sì, sì, sì. Ecco, la pizza, il cartone della pizza. Tranquillamente non ci può essere senza problemi, ecco. Non è un cartone mozzarella e pomodoro, come abbiamo detto, è un cartone pulito, non va nelle balle di cartone più pregiato, quello che abbiamo visto poco, va nelle balle miste, dove c'è carta, Terrapack, cartone non puro come quello. Addirittura qui ci sono le lattine del tonno, del pomodoro, quindi ci sono delle buste di indifferenziato, insomma. Questo è un vero peccato, la plastica. Sì, plastica, sì. Sì, è importante perché poi voi capite che ci sono dei passaggi di comunicazione che penetrano molto nella nostra sensibilità, e quindi tutti oggi siamo al fianco di Greta in questo immaginario collettivo di combattere la plastica, e quindi sempre più sentiamo persone, mamme, che magari nei conviviali cercano di evitare i piatti di plastica, i bicchieri di plastica, ed è giustissimo, ma questo è soltanto veramente una goccia in un mare magno. Ecco, guarda, Roberta, sembra fatto apposta, ma sta entrando un camion che scarica ulteriore carta, cartone, quindi... È grande, eh? Eh sì. Ma perché, sono andata anche io sul tu. Ma ci mancherebbe, io mi ci sono messo subito. E facci capire questo, noi differenziamo la carta e il cartone dentro i secchioni, insomma, della carta della casa, a casa piuttosto che nel nostro condominio, dopodiché vengono raccolti con quei camion un po' più piccoli, no? Vengono... E poi come passano in questo camion così grande? Passano nei centri di trasbordo che avremo occasione di visitare nei prossimi giorni, principalmente nella zona nel nostro centro di Pile. È lì che viene fatto ci dedicheremo passaggio. Sì, ci dedicheremo una giornata, o magari, ecco, potrebbe essere che con questo camion venga da una grande azienda che ha una produzione di carta e cartone in quantità industriali, ecco. Certo. E quindi adesso dovremmo andare a chiedere all'operatore da dove arriva. Ci basta osservare, perché è importante tutto questo.
come abbiamo detto, vorremmo fare poi la storia di una bottiglia di plastica, ma anche la storia di un cartone o di una busta o di un foglio sono importanti. Roberta, io credo che dall'Aquila, da questa città meravigliosa che purtroppo insomma ha avuto questo flagello del terremoto circa dieci anni fa, potrebbe partire veramente un messaggio nuovo, proprio di vivere in un ambiente più sano, più bello, più pulito, perché credo peraltro che questa città ha dato tantissimo alla cultura, alla civiltà, alla democrazia, ai valori fondanti di una nazione, e potrebbe oggi partire proprio da qui questo nuovo messaggio, ecco, un Greta bis, diciamo. Assolutamente, così. Assolutamente, sì, anche perché tu mi insegni che è proprio la conformazione orografica della nostra terra, posta in mezzo a queste splendide montagne, con l'aria pulita, e speriamo e vogliamo l'acqua pulita, esatto, che deve partire un movimento di consapevolezza, no? Sì. Per difendere quanto di prezioso abbiamo in termini appunto di aria e di pulizia e di rispetto del nostro ambiente. Quindi non ce ne vogliate, ma per questi mesi e soprattutto avvicinandoci a quella che è la stagione estiva, vogliamo sensibilizzarvi ad un approccio molto più consapevole. Troppo spesso ci capita di visitare i luoghi dove si fanno i picnic e ragionate con noi, troviamo l'immondizia, troviamo le bottiglie vuote gettate a terra, e allora, concittadini, voi capite che le avete portate queste bottiglie che pesavano tanto ed erano piene, che ci vuole a farne una pallina di plastica, rimetterla nella bustina e riportarla a casa? Non ci vuole nulla, è veramente il tempo, ma nemmeno di... una volta si dice il tempo di una sigaretta, adesso non possiamo nemmeno più dirlo, perché anche abbiamo abbandonato anche le sigarette, per fortuna. Il tempo veramente necessario di qualche secondo per schiacciare le bottiglie, per raccattare i piatti, per prendere i tovagliolini, fare dei sacchetti e portarli o a casa o nel primo punto di conferimento. Ci vuole veramente poco. Ecco, Presidente, è un altro momento, quello in cui se smette di piovere, si ripristinano gli ambienti esterni, i nostri deodori. Certo. Quando poi mettiamo le mani nelle nostre cantine, succede sempre che esce una vecchia rete, un qualche cosa di ingombrante. Che cosa devono fare i nostri concittadini che per ragioni oggettive non possono mettere la rete nella macchina perché non ci entra? Quindi loro non sono in grado di venirli a portare nei punti di conferimento. E qui, cosa bisognerebbe fare, Presidente? Qui ci stiamo attrezzando, perché noi abbiamo questo centro di raccolta qui a Bassano per gli ingombranti, dove si può conferire tutti i giorni nel periodo estivo, il sabato no nel periodo invernale, ma adesso ci stiamo nella buona stagione, quindi è aperto dal lunedì al sabato compreso, si può arrivare tranquillamente e portare i cosiddetti ingombranti. Per quanto riguarda il servizio domiciliare, purtroppo ancora non siamo attrezzati, però contiamo di attrezzarci. Perché poi c'erano quelle date, no? Che ogni tanto nell'arco dell'anno voi date per passare e ritirare, giusto? Sì. Ecco, questa cosa con il centro di raccolta è stata un po' sospesa. Adesso vedremo se ci sono le capacità, le potenzialità di riprendere. Purtroppo, Roberta, tu hai messo un dito su una piaga importantissima di questa città in questo momento sempre storico, perché l'abbandono dell'ingombrante è un dramma, è una piaga notevole, dovuta, ecco, non tanto, come dicevi tu, al buttare una rete che una persona ha in cantina, ma quando dalla ricostruzione o ristrutturazione, dove un po' tutte le famiglie magari stanno cogliendo l'occasione per rinnovare il proprio arredo, i propri suppellettili. E troppo spesso poi questi arredi finiscono proprio nelle imposti vicino più vicino a secchioni, più delle volte li ritroviamo, ci vengono segnalati dai cittadini che sono stati abbandonati in posti più disparati della città, favore, e lì noi dobbiamo intervenire. Ecco, cari amici aquilani, lo ribadisco, siamo una città culturalmente, civilmente, democraticamente, storicamente, tutto quello, una delle città più belle, più importanti, che ha dato di più a questa nazione se non al mondo intero. Allora mi chiedo, cosa ci costa veramente, nulla ci costa portare l'ingombrante a Bassano,
piuttosto che buttarlo dove capita capita. Diamo dei segnali, io ve lo chiedo da, non ve lo chiedo da presidente della SM, ve lo chiedo da uomo, ve lo chiedo da padre, da marito, sì, pensiamo sì, a quello che stiamo lasciando ai nostri figli, perché solo con questa, con questo pensiero nella nostra testa cominceremo a capire l'importanza di non abbandonare rifiuto, ovvero di non inquinare, sì, e di non distruggere una delle cose più belle che noi abbiamo, l'ambiente. Peraltro, Roberta, l'hai detto tu, l'Aquila ha questa fortuna di avere una posizione geografica meravigliosa, straordinaria, certo, con un gran sasso alle nostre spalle, il Sirente di fronte, certo, fiumi, sì, di tutto di più, ecco, sì, quindi non ci manca nulla, salvaguardiamo l'ambiente. Nei attraverso che dobbiamo fare a piedi, a cavallo, attraverso in bicicletta, l'impegno di tutte, di tutti gli aquilani, sì, e invito anche gli aquilani laddove riscontrassero l'abbandono di rifiuto da parte di cittadini, magari non voglio dire dei comuni limitrofi, ma magari il passante che si ferma e butta il pneumatico piuttosto che la batteria, piuttosto che magari il mobiletto. Ecco, io invito anche lì i cittadini aquilani a farsi partecipi di fare le segnalazioni, prendere il numero della targa e dire ai vigili: ho visto questa macchina scaricare rifiuti pericolosi o ingombranti in modo errato, e ve lo segnalo, poi saranno i vigili che sapranno quello che devono, devono fare. È vero che per fortuna si è instaurato questo rapporto di fiducia tra la SM e il capoluogo, quindi come arriva al capoluogo una denuncia magari di abbandono di ingombranti piuttosto che di situazioni un po' spiacevoli, devo essere sincera, la tua struttura si mette al servizio della cittadinanza, c'è una veramente struttura... tempo veramente pochissime ore viene ripristinato il corretto smaltimento degli ingombranti e dei rifiuti. Sì. Queste sono, come dicevi, le balle, come queste si possono chiamare? Questo sono il prodotto finito, chiamiamolo così. Della carta mista. Quindi questa è la carta mista, quella che dicevamo prima, che va dal cartone della pizza al volantino, al tetrapack che abbiamo visto. I fogli di casa, ecco, un vassoio della cucina, insomma tutto quello che è fatto di carta può essere... Questa è una balla che pesa all'incirca 500 kg. C'è anche un libro, come potete notare, quindi tutto ciò che è carta, come dicevi tu, magari anche sporcata con l'inchiostro, contaminata. Tutto nella carta. I giornali. Pacchetti di sigarette, ecco. Esatto, anche se... esatto. E invece qui a fianco... Abbiamo la parte più pregiata, quindi il cartone quasi puro, nel senso che non presenta soltanto delle piccole impurità, ecco, queste piccole scritte, ma è, diciamo, anche queste balle pesano circa 500 kg, chiaramente in termini merceologici e di valore hanno differenze, certo, e quindi valgono qualcosa in più rispetto alle altre balle. E allora, Presidente, a noi non ci resta che salutare i lettori del capoluogo che ci hanno seguito in questa prima puntata. Certo. Adesso si dovranno abituare un pochino a noi, perché li tartasseremo con messaggi. Questa campagna di sensibilizzazione. Magari poi ospiteremo magari nelle prossime puntate volentieri, anche. Volentieri. Sì, abbiamo già con Sonia Fiucci, abbiamo la sua responsabile della comunicazione, abbiamo già stabilito quelle che sono le tappe. Benissimo. Piano piano sviscereremo ogni sezione della vita dei nostri, Roberta, rifiuti. Però con un obiettivo, dobbiamo portare la nostra città a raggiungere traguardi importantissimi per la raccolta del rifiuto e la differenziata. Percentuali più alte, io mi aspetto veramente... veramente, ve lo chiedo con il cuore, aquilani, dimostriamo di essere aquilani, ecco, non aggiungo altro, perché credo che dire aquilani significa essere orgogliosi di questa parola. Perché ci sono delle gare virtuose che vale la pena affrontare, e la gara deve essere proprio quella di aumentare la percentuale di differenziazione corretta dei nostri rifiuti, giusto, Presidente? Certo. È una gara fare. Che poi mette anche a confronto tutte le città d'Italia. Come e quindi con un po' d'orgoglio affrontiamo i prossimi risultati con maggiore consapevolezza, e noi ci impegniamo a mettervi in condizioni di saper affrontare
tutto quello che poi gira dentro casa, certo, che non si capisce, certo, mai. Come sono, non so, le bustine delle merendine che sembrano plastica e dentro c'è quell'alluminio, non sai mai dove metterle, e noi questa cosa lo faremo, Roberta, con te. Roberta, è una questione di metodo e di abitudine, basta fare stabilire un metodo, esatto, e un'abitudine, dopodiché i risultati saranno naturali. Benissimo. Grazie. E allora grazie a tutti gli ascoltatori del capoluogo, grazie al presidente dell'ASM Paolo Federico, grazie, che si è messo a disposizione con noi, grazie ai tuoi uomini e alla struttura. Grazie, grazie. Incominciamo questo percorso insieme, perché l'Aquila è troppo bella per poterla rovinare con, brava, la nostra immondizia. Brava, ciao a tutti. Bella, arrivederci.